conti. Allora, lei mi dica, lei dice, non abbiamo capito qual era l'emergenza, il disagio. Tra l'altro erano le cose che Matteo Renzi rimproverava Enrico Letta, si ricorda? Dice, non ha capito l'urgenza dei problemi degli italiani. Allora, cosa c'è che non va in una manovra che alza le pensioni, dà un reddito di cittadinanza e abbassa le tasse alle partite IVA? C'è parecchio che non va. Intanto è una manovra che immagina un condono per gli evasori ed è una vergogna. Ed è una vergogna. È una manovra che non dà nulla a chi lavora. È una manovra che non dà nulla alle famiglie. È una manovra che rischia di fare più deficit, più debito, di sconquassare i conti pubblici. Io faccio un esempio concreto. Una famiglia di due persone con un figlio e un mutuo non avrà nulla da questa manovra. L'unica cosa che rischia è l'aumento della rata del mutuo. Però se il figlio non lavora ha il reddito di cittadinanza, se c'è un nonno con la pensione che non arriva a 760 euro, quelli se li intascano i soldi. Cioè, No, il guardi, giorno dopo, si anche su ricorda, questo io mi dispiace discutiamone. tornare sempre sul PD, però, non diciamo Renzi, però si ricorda quando il PD diede gli 80 Ma è euro? ben diverso. Perché? Gli 80 euro a 10 milioni di persone erano per i lavoratori e per provare a spingere il più possibile sui consumi interni, nel rapporto che questi stipendi hanno verso Questi il però sono potere per gli ultimi, d'acquisto. per le persone che neanche hanno uno stipendio, che Ma neanche io hanno un lavoro. contesto il merito dell'approccio assistenzialistico che loro stanno immaginando dentro questa manovra. Le dico Non una è quello che cattiveria. serve al Le paese. dico una Nemmeno cattiveria. a quei pensionati. La contesta da destra, diciamo. No, no, No. Perché? da sinistra, perché quando nelle pieghe di quello che stanno facendo scopri che ci sono tagli da 13 miliardi di euro per salute, assistenza, sanità, io non Beh, ma vorrei ancora non li hanno che. annunciati, però No, lei no, dice ci là sono si le andrà. tabelle, Sì, ci sono le non è tabelline. che hanno detto taglieremo la sanità, eh. Piano nazionale delle riforme presentato qualche giorno fa, tabellina alla mano, il rischio di tagli concreti a sanità, assistenza, scuola, Perché investimenti. sarebbero lineari, dice Renzi. Attenzione, per la prima volta questo paese immagina, ho letto un'intervista stravagante del ministro dell'Economia dove per la prima volta le clausole di salvaguardia, anziché farle su, diciamo, voci precise, si fanno su spese ipotizzate. Noi rischiamo il dissesto del paese. Io ho la preoccupazione vera Perché lei che dice questi alla stiano fine. giocando il terzo tempo della loro campagna elettorale sulla pelle degli italiani. Cioè Ed è lei un rischio che dice. non possiamo permetterci. Seguo il suo ragionamento.